Gianni Colacione qui alla decima marcia per la libertà dei popoli oppressi e oppressi. Siamo in compagnia di Luhai, spero di averlo pronunciato bene, che è un diacono e in qualche modo qui ha parlato come rappresentante della comunità cristiana irachena. Sì, grazie, esattamente. Sono Luhai El-Shabani, sono diacono della chiesa melchita cattolica e sono venuto qui perché credo per la marcia per la libertà, credo per la libertà dei popoli. Provengo da un paese che era storicamente tutto cristiano, però a causa della persecuzione islamica, fondamentalista, tutto quello che volete, siamo diminuiti e siamo rimasti pochissimi, però questi pochi che sono rimasti in Iraq sono un seme dei martiri, diciamo. Spero che crescerà e diffonderà il cristianesimo di nuovo in questi paesi, in Iraq e in Medio Oriente. Siamo sì perseguitati, come ho già parlato, lungo la storia, ma siamo una comunità viva. La comunità che è rimasta in Iraq è una comunità viva, non è morta, e parla fino oggi e conserva la tradizione antichissima, quella dei primi millenni. La comunità cristiana, l'aramaico e il siriaco, e pregano anche i cristiani in queste lingue antiche. Bene, a questo punto in bocca al lupo a questa comunità. Libre TV è una diciamo realtà editoriale laica, però si batte per la libertà di tutti in questo modo, appunto, e quindi anche per la comunità cristiana in Iraq. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.